μπορώ καλό. Eo? Hai visto quell'idiota di mio figlio? No? Oh, se lo vedi, mandami. Meggiai, grazie agli dèi. Non vedevo uno di voi da molte lune. Che cosa ti turba, giovane madre? Mio figlio, Tefibi, è impazzito. Scappa di continuo. Perset vuole diventare una specie di pensatore. Si è messo a cercare una caverna accanto alla spiaggia, ma non è ancora tornato. Se si è perso, lo troverò. Grazie, Meggiai. Deve essere qui che si trovava Tefibi. Ha perso sangue nell'acqua. Si è allontanato a nuoto. Il sangue continua attorno al faro. Eh sì. La scia di sangue arriva alla porta. Meglio tenersi pronti. Tefibi, tua madre mi manda a prenderti. Beh, meglio per te. Altrimenti ti avrei schiacciato. Con la mia mente. Ne dubito. Va bene. Dammi una mano. Mi gira un po'... tutto. Ho perso un sacco di sangue. Meglio che ti riporti da tua madre, allora. Sarà furiosa. Va bene, fai strada. Riesco a camminare da solo. Ha mandato un guerriero a proteggermi. A un filosofo serve protezione. Ehi, non sono la tua guardia. Sto aiutando tua madre. Quel simbolo? L'occhio di Horus? È il mio simbolo dei Meggiai. Meggiai? Ah, l'antico regno. Non eravate stati uccisi dai tolemaici? Tutti tranne uno. Potrò narrare a tutti le tue gesta. L'ultimo Meggiai sarebbe un grande titolo. Beh, che genere di storia racconteresti, Tefibi? Ci sono una fiaba da fare invidia a Esopo. Potresti... Dai, là, prendetelo! È un ladro! Li hai derubati? Su, prendi la mia libertà. Ci penso io. Non puoi fuggire. Oh! Stai per morire, stronzo. Mi senti? Catastrofismo, si nevi tutto. E grinesta meno, sti meli che ne sta. Fatto.
Dovrei averli sistemati. Moria spalaschevasma da dura vestire. Tefibi, hai trovato altro durante le tue avventure? Magari una cassa di dracme. Mi ferisci, Mejai. Io sono in cerca di conoscenza. E di una dracma o due, ma senza rubare. Sembra che non ne arrivino altri, Tefibi. Torna da tua madre e ai tuoi studi. Vieni a trovarmi quando vuoi ad Alessandria, Mejai. Diventerò un grande filosofo. Vedrai. Non vedo l'ora, Tefibi. Ehi! Hey! Il Mejai! Addosso! Ehi, mepiissimi! Ce li vedo! Scivolerai e ci sarò io a spingerti giù. Chiave con l'occhio di Horus. Quale porta aprirà? Al musso catechi. Muoversi, presto! Ti ammazzo! Proteggi! Oh!
Mysteron? Posso esserti d'aiuto? Favlo se sti. Τι γεγονία είναι της αγώνες πάλι ούτε έχει πέρας. Τι. Μα μπαίνε. Μα άπρεπον παρό καλός. Είναι αποφανήν πολέμου χρήξαστε. Ού ένταδε. Μαν η έγαν τάραξε. Μη σαρά ούτηλε. Μπαίνε. Άρτη αφήκνουμε τας αγοράς. Άλογος πράξης. Αλόγου ανθρώπου. Τον γητίον γάρ πάση ώρα καρό καλός. Είναι αποφανήν πολέμου χρήξαστε. Ού ένταδε. Se rapide ti Allarme! Ci sono qui! Alessandrini, dobbiamo ergerci contro questo veleno che si espande in silenzio. Qua, quel Gennadio, è davvero convinto di reprimere i poeti di Alessandria? Non si re... Bayek, finalmente qualcuno che apprezza il mio genio. Hanno confiscato la mia opera. Stai attirando guai. Non è finita. Hanno incarcerato i miei attori. I migliori fra tutti i poeti di Alessandria. Dicono che se provo a mandare in scena l'opera, mi mettono a morte. Sta attento, Fano. Non sei un combattente. Tu pensa a scrivere. Io troverò la tua opera e gli attori. Idiodin! Ora andu limiti di camera. Qui non sono gradito. Mm.
L'idiota si farà male. Ehi! Ti faccio fuori! Ehi! Cosa? Forza, insieme! Questi imbecilli dovrebbero starsene nei villaggi con le loro pecore. Quando sarà il momento, vedrai dove glielo infilo, questo. Oh, che bella cosa! Ehi! Non far passare nessuno! Posso farlo fuori! Finito! Morto! Ti prendo! Grazie infiniti. Figlio di puttana, via! Attendo ordine. Che sorpresa, vero? Fermate quel bastardo! Sei arrivato alla fine! Chi sei? Ehi! Signore! Cercate aiuto! Non riesco a muovere un dito. Non ce la faccio! Aiuto! Ti dedicherò un poema se mi tiri fuori da qui. Fuori! Aiuto qua! So davvero... Qualcuno ha del cibo? Ti dedicherò un poema se mi tiri fuori da qui. Muoviti, gigante! C'è una rivoluzione da iniziare!
Ricordo la mia gioventù sul palcoscenico. Fui un superbo sacco di grano alla mia prima comparsa. Ti prego, sta zitto. Yota, ma che fai? Levatevi di mezzo. Ehi, fai attenzione tu. Grazie, ma c'erano altri due. Sono scappati. Le guardie di Gennadio vogliono ucciderli. Hanno preso l'opera e sono andati al palazzo. Se cade in mani sbagliate, Fano sarà in pericolo. Sai dove sono gli attori? In casa, non lontano da qui. Non preoccuparti per me, tornerò da solo al teatro. Feves! Sento che qualcuno ci osserva. Dov'è quello schifoso traditore? Dovete trovarmi quel pezzente, ora! La tua ossa! Te ne pentirai, fidati! Andiamo, giovane poeta. Ehi, ma non dovreste essere in due. Capaneo è fuggito e non volendo ha portato le guardie da me. Mi braccano come una preda. Se ti occupi di loro, potrò tornare da Fano e il nostro capolavoro sarà salvo. Calmo, ti porto via subito. Ma certo, sarò silenzioso come... Fermo, dei rumori. Saresti proprio l'ideale per Fano. Non so di cosa tu stia parlando. Saresti un perfetto eroe tragico, di quelli che vengono schiacciati dagli dei, stupi, invidiosi della loro grandezza. Oh. Non sei d'aiuto. Mi vedo! Sin van, Pérez! Moria!
Fano ti aspetta. Ora niente potrà impedirci di smascherare questo regime. Ti ringrazio. Di certo Capaneo tornerà da noi, come sempre. A pericolo scampato, ovviamente. Idiodin! Ora Oh! A papà, Billy! Allo, Ospraxis. Wow! Ce l'hai fatta, Bayek. Grazie. Non ho mai dubitato. Aya è una donna fortunata. Già. Aya parla benissimo delle tue opere. Apprezza la mia opera Pro Cleopatra, regina d'Egitto. E ora potremo metterla in scena come si deve. Che ci uccidano pure, ma noi come artisti abbiamo il diritto di dire quello che pensiamo. Un giorno ti dedicherò un'opera, Bayek. L'ultimo dei Magi. Oh, no. Tranquillo, cambieremo il nome del cattivo, Tolomeo, e il titolo. Non moriremo e l'opera continuerà. È per nostra scelta che difendiamo la Pleiade e la nostra città. Le vostre censure sono invise al popolo. Vinceremo! Thank you.